Buongiorno, oggi siamo qui a Rialto in compagnia della professoressa Mary Bonafiglia, che da poco è stata eletta presidente della Proloco. Allora Mary, buongiorno, le tue emozioni in qualità di presidente, visto che da poco sei stata eletta? Le mie emozioni, io diciamo che sono sempre stata una parte attiva della Proloco, adesso ancora di più perché con questa carica di presidente, sai, comunque ci sono inevitabili, no? Responsabilità maggiori e quant'altro. Naturalmente sono contentissima perché è una storia che si ripete, è un ciclo che continua. Io ricordo da bambina che aiutavo mio padre, io e le mie sorelle, insomma, negli eventi della Proloco. Quindi adesso mi trovo a rivedere mia figlia che fa le cose che facevo io prima. Quindi sono davvero molto molto contenta di questo gruppo che si è formato, dei giovani che ci seguono, e il mio obiettivo è proprio questo, quello di fare in modo che i ragazzi si appassionino a questa Proloco come ci siamo appassionati noi, e quindi di poter continuare a portare avanti i nostri progetti. Parliamo di questo albero composto dalle bottiglie di acqua Ferrarella in via San Leonardo. Sì, che è un'idea carina. Sì, quest'albero diciamo che è un'idea che ci è venuta pure all'ultimo momento, E la struttura in realtà ce l'ha sponsorizzata da diversi anni l'azienda zootecnica dei fratelli Barbarino. Poi abbiamo richiesto alle Ferrarelle delle bottiglie d'acqua e quindi le abbiamo infilate una ad una e è venuto fuori questo albero meraviglioso. Ci ha richiesto tempo per comprarlo. Tempo sì, però c'è stato un duro lavoro dei ragazzi, sono stati fino a mezzanotte la sera a infilare queste bottiglie perché ci faceva piacere insomma averlo qui a Riardo, e quindi cercavamo proprio un simbolo insomma di Riardo che ci rappresentasse bene, e perché no insomma la bottiglia dell'acqua Ferrarella. Poi magari il 25 dicembre Babbo Natale porta altre bottiglie sotto. Magari per l'anno prossimo aumentiamo il numero, no? Facciamo diventare sempre più grandi. Allora, oggi è giovedì e questa domenica, quindi domenica 15, avranno luogo i mercatini di Natale, che già da anni appunto parliamo dei mercatini e anche le novità dei mercatini. Sì, i mercatini di Natale questa domenica 15 dicembre, l'occasione pure quindi per invitare tutti voi a venire a Riardo. Quest'anno ci sono delle belle novità, in primis il Luna Park di Natale nella Villa Violati, ci saranno dei gonfiabili per i bambini e quindi l'animazione che curerà questo spazio. Poi abbiamo una band, Boomerang Street Band, che vengono dalla Puglia, sono dei ragazzi che suonano e cantano contemporaneamente, sono davvero bravi e coinvolgenti. E in più abbiamo l'apertura alle ore 14 con la banda Ritmo e Armonia, diretta dal maestro Nico Tartaglia, e poi alle ore 15 ci sarà l'esibizione del coro gospel diretto dal maestro Maria Nunzia Piscitelli. Poi avremo alle ore 16 l'esibizione del gruppo Proloco Folk, per il quale vorrei spendere due parole, insomma, un gruppo di ballerini locali riardesi che si sono cimentati con questo ballo del laccio d'amore, e quindi per ogni nostra manifestazione hanno deciso di esibirsi. E tante altre, abbiamo tante altre novità, abbiamo lo spettacolo dell'illusionista, insomma ci saranno tante belle novità. I progetti futuri della Proloco? Vabbè, sono tanti, sono diversi. Sicuramente ci sarà una rivalutazione e valorizzazione del centro storico anche nel periodo invernale. Questo è il nostro, diciamo, progetto che vorremmo realizzare l'anno prossimo. Naturalmente ci sarà sempre la Sagra al Borgo, che è un bel evento, ci sarà la festa degli Aquiloni, ci saranno dei tornei estivi, insomma riproponiamo nuovamente i progetti, però con la rivalutazione del centro storico anche nel periodo invernale. Adesso abbiamo parlato di questi fatti che riguardano la Proloco, adesso parliamo un po' di te. Parliamo del libro Oltre, il quale è stato pubblicato nel 2017, quindi 2 anni fa, e sempre nello stesso anno è stato presentato all'attuale centro pastorale Don Vito Timpani di Riardo. Parliamo appunto di questo libro. Sì, il libro Oltre in realtà rappresenta una bella pagina della mia vita, perché contiene 23 poesie,
suddivisa in tre sezioni, e in realtà è stato scritto per i bimbi, per i bambini lettori, perché è un motivo di riflessione su tematiche importanti come il bullismo, la droga, la povertà, la violenza, e quindi insomma è stato un bel lavoro, un'insieme di poesie che raccolgono queste tematiche. In più la prima parte parla del nostro territorio, perché mi sono resa conto, insomma, insegnando nella scuola primaria, che i bambini delle volte non conoscono la realtà in cui vivono. Nei libri purtroppo non ci sono le notizie storiche delle nostre piccole realtà, e quindi mi sono cimentata a scrivere poesie proprio delle nostre tradizioni, che parlano del nostro territorio, in modo tale che i bambini possano scoprirlo, studiarlo attraverso una poesia, attraverso una rima che a loro comunque piace, no? Ai bambini. Quindi per questo è nato Oltre, ripeto, è stato bellissimo, è stato presentato grazie alla collaborazione con Dario Rocco presso l'oratorio. Abbiamo fatto una serata, abbiamo unito musica e poesia, quindi ogni poesia è stata abbinata ad una canzone. Adesso parliamo del cortometraggio Chuck, ci sono anch'io, ed è molto importante perché poi ha vinto anche il Giffoni Festival, e parliamo appunto di questo cortometraggio. Sì, il cortometraggio, anche il cortometraggio è stato realizzato 2 anni fa con un progetto dove io ero la referente presso l'Istituto Comprensivo di Alvignano, e lo abbiamo realizzato a Bella Tina grazie al regista Pino D'Ambrosio, il figlio Raffaele D'Ambrosio e Andrea di Santa Maria Capovetere. È bellissimo perché abbiamo vissuto un'esperienza fantastica con i bambini, con la cinematografia, ma bellissimo perché trattava di una tematica che era il bullismo, e quindi i bambini hanno appunto recitato la parte dei bulli, ed è stato fondamentale parlare di questa tematica con loro mentre la recitavano. E quindi nulla, abbiamo vinto questo Giffoni, siamo andati lì a ritirare il premio, ed è stata davvero davvero una bella esperienza. Allora io ringrazio la professoressa Mary Bonafiglia per la sua disponibilità, grazie e buona giornata. Grazie a te Alessandro. Buon Natale. Arrivederci e buon Natale.